Quindi procediamo con la chiusura del coperchio. Una volta pulite bene le superfici di accoppiamento, ci procuriamo una nuova guarnizione, puliamo il coperchio dei residui della vecchia guarnizione. Consiglio di usare un prodotto antisiliconico da carrozziere, mi sono trovato molto bene e abbastanza in fretta sono riuscito a far venire la superficie lucida. Frena filetti, andiamo a mettere un po' di frena filetti su due dadi. Andiamo a calzare il primo dado che ci servirà come guida. Abbiamo la nostra chiave da 3/16 e gli diamo un paio di giri in modo che la nostra coppa sta su. Una volta allineata andiamo a far combaciare la nostra guarnizione su un lato in modo da puntarla e così via con tutte le altre. Quindi la nostra guarnizione è nella sede, piazzate le viti, lasciatele morbide e muovete leggermente il coperchio per andarlo ad allineare e non avere, andate anche a verificare col dito, non è preciso, fa un po' di scalino, però si può riuscire ad allineare in modo che la guarnizione resti ben allineata. Quando siete convinti del risultato, puntate leggermente i due angoli opposti in modo da tenere in posizione il cutter, così con due mani potrete verificare se c'è bisogno ancora di qualche piccola accortezza nell'allineare il cutter. In questo caso la guarnizione è tutta ben allineata. Avvicinare i bulloni, stringere partendo dal numero 1, poi il numero 2, il numero 3, il numero 4, il numero 5, il numero 6, il numero 7, il numero 8 e infine il numero 9. Prendiamo la nostra dinamometrica che ho impostato a 13 newton e procediamo a fare il serraggio nella stessa identica sequenza. Procederemo con la chiusura dei coperchi delle aste. Andiamo a far entrare fino su in fondo nell'O-ring la parte interna del copriasta. Ecco. Dopo passiamo a quello inferiore, controllate sempre e sperate sempre di ricordarvi di aver messo l'O-ring prima di piantare l'asta, altrimenti si ricomincia da capo. Una volta fatto entrare quello inferiore nell'O-ring, fate scorrere quello interno dentro l'altro ring. Una volta che siamo più o meno
dentro prendiamo più o meno, l'allarme è un mondo più o meno, prendiamo l'unghietta nuova, copre tubo schifo qua, andiamo a piantarla su e adesso bestemmiare un po', che dobbiamo andare a fare leva sulla molla che abbiamo recuperato, proveremo a far scorrere sopra il cacciavite la faccetta che ci tira giù la molla. Ci siamo quasi, ragazzi, siamo quasi, ecco fatto, e il primo è andato. Così in questo modo abbiamo la faccetta che, puntando contro il lembo, tiene pressata la canna contro l'o-ring, impedisce il passaggio di olio, e dalla parte inferiore abbiamo lo stesso risultato. Questa molla tiene spinti sia in su che in giù i due copriasta. Adesso passiamo a quella anteriore. Liberiamo il nostro attrezzo miracoloso, andiamo a piantarlo nell'o-ring inferiore, facciamo scorrere il nostro tubicino dentro nella sede del coperchio testa. Una volta che è su, andiamo un'altra accettina che noi andremo a puntare contro con un cacciavite, ci aiutiamo, facciamo scorrere in giù come la tenuta ci viene garantita dalla faccetta. Procediamo. In questo modo, usatelo come guida. E infine, ultima asta. Indietro contro, cacciavitino ecco fatto, e anche le nostre copriaste sono montate. Così adesso possiamo procedere con l'installazione della marmitta, filtro dell'aria, rimontiamo le candele, fusibile e prova motore. A few moments later. Primo avviamento, stage 2. Vediamo un po'.